Buongiorno signori, smetti subito di fare questi tre errori e segui i miei tre consigli per la tua nutrizione in vacanza. Errore numero 1. Non perdere le buone regole nutrizionali. Non è saggio andare alla ricerca dell'eccesso spasmodico, sia alimentare che alcolico. Non a caso il primo consiglio lo chiameremo Manduco Ergo Sum. Ascolta il tuo corpo e sii flessibile nella nutrizione. E dopo Luculliane Libragioni, se vuoi, puoi anche saltare il passo successivo. Attenzione, ho detto puoi, non devi, non c'è nessun obbligo. Errore numero 2. Non dimenticarti di acqua, frutta e verdura. Ecco perché il secondo consiglio lo chiameremo Acqua et Color. D'estate è maggiore la termoregolazione e la sudorazione, quindi la perdita di liquidi ed elettroliti. Dai spazio a tutta la frutta e la verdura estiva, da consumare in tutte le varietà cromatiche e gastronomiche che più ti aggradano. Errore numero 3. Non cementarti al chiuso. Siamo pannelli fotovoltaici, ecco perché il terzo consiglio lo chiameremo Sol Invictus. Proprio l'estate è la stagione in cui possiamo fare il pieno di vitamina D, potente ormone dai grandi effetti pleiotropici anche sulle cellule muscolari, che viene stimolato proprio dal sole. Ergo, non aver paura di farti accarezzare le chiappe chiare dalla nostra stella preferita. Ah, dimenticavo un'ultima cosa. Qualche giorno senza allenamento non inficerà assolutamente i tuoi risultati sportivi. Ergo, se ti va, allenati. Altrimenti goditi la vacanza praticando altre attività. Seguimi se ti interessano la nutrizione sportiva e l'allenamento. E buone vacanze! Alla prossima!